Ma Stella, garantite le prestazioni sanitarie ai cittadini nonostante l'emergenza sanitaria. Coronavirus, in Campania 1593 nuovi casi, mai così tanti. Respinti i ricorsi scuola, il TAR dà ragione alla Regione Campania. Oltre 50 persone ad una festa, intervento dei carabinieri, sanzionati l'organizzatore e il titolare della sala ricevimenti. Nel corso di un incontro da me convocato con i direttori dei due ospedali della città, del direttore dell'ASL e della presidente dell'Ordine dei Medici, abbiamo fatto il punto su una serie di questioni che parte della mia comunità mi aveva posto. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: per i beneventani non c'è alcun problema quanto ad eventuali, speriamo di no, ricoveri per Covid-19. Per il resto sia il San Pio che il Fate Bene Fratelli faranno le stesse prestazioni di prima. Al San Pio dal 27 ottobre ci sarà anche una sorta di macchinario che misurerà la febbre e sanificherà per ognuno che andrà in ospedale. Le stesse prestazioni ambulatoriali saranno messe in campo dall'ASL, quindi continuerà l'assistenza per i malati cronici, per i diabetici. Insomma, come prima, sì, ma qualche rallentamento di prestazione potrebbe esserci per la mole di lavoro in più che tutti nella sanità hanno. Grazie a tutti, medici, infermieri e personale. La riunione si è chiusa con un esito favorevole, molto favorevole, cioè nel senso, chi ha malattie croniche, di quelli che hanno reumatismi, insomma, affetti di diabeti o altro, come nel mio caso, glicemia un po' superiore alla media, e le prestazioni restano uguali, ambulatoriali, a livello locale. Fate Bene Fratelli farà le stesse cose che faceva prima. Il San Pio ha stabilito che c'è un'area Covid e l'altra area invece che riguarderà quelli che devono subire o magari sono costretti ad essere visionati dal cardiochirurgo, dal cardiologo, da altre prestazioni che sono normali e naturali. Quindi su questo, anche se oggettivamente devo dire un minimo di rallentamento, come dico io, facendo l'esempio che se tu sei anche su una strada veloce, a scorrimento veloce, se non c'è nessuno cammini a velocità più alta, se invece una serie di macchine rallenti, la stessa cosa anche qua, cioè bene o male criticità ci stanno. Noi, lo voglio dire ai cittadini di Benevento, non abbiamo i problemi clamorosamente drammatici che magari a Napoli o Milano o Roma o Torino, cioè le aree metropolitane. Siamo molto più contenuti nella nostra criticità, ma anche noi abbiamo la nostra criticità. Allora voglio invogliare soprattutto anche i giovani, tutti, a essere un po' più tranquilli. Come diceva Merkel, a noi più anziani uscire magari un po' meno di casa, stare un po' vigili, attenti. Ai giovani: non siate le quinte colonne, i cavalli di Troia all'interno delle famiglie per quanto riguarda il vostro volemos bene, abbracciare tutti e, come dire, convivere con tutti senza mantenere le distanze, senza utilizzare la mascherina, tenendola fin sopra al naso. Magari se uno mette anche gli occhiali non è male. Ecco. Altri due punti: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto alzare la voce ai sindaci. Sì, cioè abbiamo scansato questa cosa in cui sembravamo, come ho detto io, gli spaventapasseri o coloro i quali sono, diciamo, gli eredi di uno stato di polizia da controllo. Invece alla fine non è che dobbiamo noi decidere per quanto riguarda quello che si fa o non si fa rispetto agli assembramenti, le norme già ci stanno attualmente, quindi è inutile deresponsabilizzare il governo e le regioni e responsabilizzare i sindaci, che già tengono tanti problemi, qualcuno anche di troppo, di quelli che non vorrebbero avere, invece ce l'hanno comunque. Ecco, l'altro passaggio riguardava le scuole cittadine. Sì, lo voglio dire, cioè, molte mamme fuorviate, eccetera, dicono: sindaco, apri la scuola elementare. Non tocca a me, non devo decidere io, non è mia prestazione istituzionale. Ce lo decido la regione, le autorità scolastiche, il governo, ma non devo decidere io, quindi io mi adeguo. Cosa che ho fatto: abbiamo dato una mano come facciamo normalmente, ci hanno chiesto per la mensa, abbiamo fatto, operato per la mensa perché si facesse la mensa, spero che si faccia e vada avanti in questo tipo di situazioni che rimangono, diciamo, persistentemente di precarietà. Ma per il resto non sono io, c'è qualcuno che va in giro, arringa, fa, insomma, veramente una cosa sputorata che spero che le autorità di pubblica sicurezza e quelle giudiziarie intervengano in maniera, diciamo, decisa, perché non è più possibile assistere a questi sconci. Sono 1593 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei nuovi positivi, 79 sono sintomatici e 1514 sono asintomatici. Sono stati analizzati circa 12.000 tamponi. Il totale dei positivi sale a 27.412.
L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 154 tamponi, dei quali 7 risultati positivi. Di essi 5 rappresentano nuovi casi relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 2 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Deceduta un'ultraottantenne di Napoli, ricoverata al San Pio alcuni giorni fa. Con 2 decreti pubblicati, il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l'ordinanza regionale, con la quale è stato disposto l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica a distanza, rilevando tra l'altro che la Regione ha esorientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva, dando conto in particolare quanto all'idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica, nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo. È in corso di pubblicazione una nuova ordinanza della Presidente della Regione De Luca, con la quale vengono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze fino al 13 novembre. Tra le misure non è inclusa la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, che sarà comunque oggetto di una nuova ordinanza che confermerà l'orientamento della Regione. L'ordinanza conferma quindi il divieto di vendita con asporto per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili dalle ore 21. L'obbligo di chiusura dalle ore 23 alle 5 per bar, pasticcerie, gelaterie e simili nei giorni da domenica a giovedì. Il divieto di feste e ricevimenti anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30. Il divieto di aggregazioni e riunioni in forma di corteo, compresi i cortei funebri. La sospensione dell'attività didattica e di verifica in presenza delle università, tranne quelle relative agli studenti del primo anno, dove già programmate in presenza del competente Ateneo, la limitazione oraria tra le 6 e le 8:30 per l'attività di jogging nei centri abitati, il divieto di sagre e fiere, l'obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l'ingresso solo dopo misurazione della temperatura, vietando l'ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi, la raccomandazione agli enti e agli uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto. Continua l'incremento dei casi positivi nel Sannio, come riportato nel report dell'ASL aggiornato alle ore 12. Sono 381 i soggetti positivi al Covid-19 in provincia, 368 a domicilio e 13 ricoverati al San Pio. A Benevento sono invece 121, dei quali 112 a domicilio e 9 ricoverati al San Pio. Complessivamente, dal 1 agosto ad oggi, sono 168 guariti in provincia. Montesarchio con 34 casi e Moiano con 29. Sono le zone della Valle Caudina con maggiori contagi. Restano in doppia cifra Bucciano e Guardia San Framondi con 14 positivi, Sant'Angelo a Cupolo con 13, Airola e Pietrelcina con 11. Il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, ai microfoni di TV7 ha analizzato questa seconda fase emergenziale del Covid-19 che si sta manifestando anche a Benevento e nel Sannio con maggiore insistenza da qualche settimana. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. In questo momento la situazione è critica, sono in aumento il numero non solo dei positivi ma dei contatti diretti, quindi noi abbiamo un sovraccarico di lavoro in questi giorni veramente grande. Abbiamo lavorato sabato, domenica, fino a tarda notte pure ieri, proprio per cercare di rintracciare tutti i positivi. Il problema adesso è quello di tenere sotto controllo tutti i contatti diretti, come dicevo, quindi stiamo cercando di aumentare al massimo i tamponi. I tamponi ormai viaggiamo sui 300-400 tamponi al giorno, che per noi sono un numero veramente grosso. Abbiamo triplicato i punti dove si fanno i tamponi, abbiamo aumentato le ore dell'USCA in modo che possano andare a casa sia per curare i pazienti sia per fare i tamponi, abbiamo preso nuovi infermieri, purtroppo abbiamo fatto una selezione di infermieri, l'altro giorno sui primi 50 chiamati solo 2 hanno preso servizio, quindi la situazione anche per il reclutamento personale infermieristico è veramente complicata.
Ecco, il sindaco annunciava anche la realizzazione di un vademecum da distribuire un po' a tutta la città, così per snellire anche un po' il rapporto, per avere delle indicazioni. Una richiesta di riunione, sicuramente noi potremmo fare questo in modo che potrebbe tranquillizzare, anche per evitare poi telefonate, dubbi e quant'altro, in modo che uno può sapere che c'è un nuovo DPCM, non questo di ieri, ma il precedente, nel quale vengono indicate quali sono la metodologia per eseguire i tamponi, e potrebbe essere una cosa sicuramente utile. Ecco, per semplificare un po' i tempi, anche le durate, quindi vado anche un po' sul campo scientifico, se mi può rispondere, c'è anche quell'ipotesi del tampone salivare, se si è avuto qualche notizia in merito? Il tampone salivare, noi aspettiamo notizie, in questo momento il tampone salivare assolutamente non abbiamo notizie che possono essere attendibili, quindi in questo momento non li stiamo assolutamente utilizzando. Adesione sul fronte vaccino antinfluenzale invece? Vaccinazione antinfluenzale, devo dire che abbiamo una grossa adesione, come lei sa abbiamo un track in giro per la provincia, abbiamo avuto veramente un assalto di persone che, da una statistica che abbiamo fatto noi stessi dell'ASI Benevento, abbiamo visto che oltre il 50% delle popolazioni che si è rivolto al nostro poliambulatorio mobile erano persone che non si erano mai vaccinate per l'influenza. Quindi è un'iniziativa che veramente, veramente portiamo con orgoglio avanti. Ormai siamo agli ultimi giorni, oggi siamo a San Marco, i prossimi giorni siamo a San Bartolomeo e a San Giorgio, dove ci fermeremo gli ultimi due giorni. È stata convocata per il prossimo lunedì 26 ottobre la prima riunione del Consiglio regionale della Campania, che darà il via all'undicesima legislatura. A convocare la seduta, la cui comunicazione sarà pubblicata sul BURC, è stato Piscitelli, eletto tra le fila di Fratelli d'Italia in qualità di consigliere anziano. Gli eletti dovranno comunicare alla segreteria generale del Consiglio il gruppo al quale aderiscono. Nel corso della prima seduta il Consiglio eleggerà il suo nuovo presidente e i componenti dell'ufficio di presidenza. Il regolamento prevede anche l'esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e l'elezione di 3 revisori dei conti. I carabinieri di Cautano, a seguito di una segnalazione di un cittadino giunta al 112, sono intervenuti presso un ristorante in Contrada Serra di Tocco Caudio, dove era stata segnalata una festa per una prima comunione a cui partecipavano alcune decine di persone. In effetti, all'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri si è potuto constatare un fuggi-fuggi generale di persone dalla sala di ricevimento, mentre con il supporto di altro personale della stazione di Vitulano i militari sono riusciti a contenere i circa 30 invitati rimasti alla riunione conviviale, e pertanto al padre della bimba festeggiata, organizzatore dell'evento, è stata contestata l'infrazione amministrativa di aver organizzato una cena con la partecipazione di persone estranee al proprio nucleo familiare, mentre il titolare del ristorante è stato sanzionato per aver consentito lo svolgimento della festa, in violazione dell'ordinanza del presidente della regione per il contenimento del contagio dal Covid-19. Al ristoratore è stata notificata l'ordinanza provvisoria di chiusura per 5 giorni. Sulla 16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della galleria Montemiletto, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Vellino Est e Benevento verso Canosa a 14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni ed orari, dalle 22 di mercoledì 21 alle 6 di giovedì 22 ottobre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino Est, si potranno seguire le indicazioni per Foggia-Benevento e mettersi sulla strada statale 7 Nazionale delle Puglie, entro sulla 16 alla stazione di Benevento. Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico preliminare per il viadotto Ligustino in prossimità dell'abitato di Campolattaro. L'intervento mobilita complessivamente 4,2 milioni di euro. Formalmente denominato manutenzione straordinaria del viadotto Ligustino, strada regionale ex strada statale 625, il progetto è stato elaborato dal settore tecnico della provincia a seguito di una sollecitazione in tale rivolta dal comando dei Vigili del Fuoco, che evidenziava la necessità di programmare un intervento manutentivo.
Anche per i cittadini della provincia è disponibile Poste, l'innovativo assistente digitale di Poste Italiane che consente, fra le tante funzioni, di richiedere il saldo e la lista movimenti o bloccare la propria carta o ancora richiedere il duplicato del PIN. L'assistente digitale Poste, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inclusi festivi, è un'intelligenza artificiale rappresentata da un faccino giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze degli oltre 94.000 possessori di carta Postpay della provincia di Benevento. Sui siti poste.it e postpay.it è possibile chiedere il supporto dell'assistente digitale Poste. Inaugurazione di Fresco di Mare con Pescheria da Gerardo. Prodotti ittici, freschi e surgelati. Vi aspettiamo mercoledì 21 ottobre presso l'Iperstore Barletta in via Ievolella, in prossimità del centro commerciale I Sanniti. Nonostante sembra esserci ancora incertezza sulla prossima stagione, l'Accademia Volley continua a prepararsi in vista del prossimo campionato di Serie C. Sono infatti già due le settimane di allenamento effettuate con successo dalla prima squadra. Sotto la guida tecnica di Vittorio Ruscello e Angelo Cioffi, le atlete sono entrate nel pieno della preparazione agonistica, pur tra mille peripezie legate alle strutture di allenamento e le necessarie precauzioni anti-Covid previste dal protocollo FIPAV. Completano l'organico della prima squadra, ai volti già noti si aggiungono infatti le riconfermate della classe 97, Chiara Bosco e Alessandra Della Gatta, quest'ultima dal Boiano Volley, e delle Under, Alisia Iannelli, Giorgia Guerriero e Giulia De Santis, le ultime due sempre in prestito dal Cervinara Volley. New entry per Sabrina Ricciardi e Marviglia Malatesta. Rientra infine nell'Accademia un'altra Under, Elena Verdino, lo scorso anno in prestito alla Sportland Montesarchio in Serie D. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.